Siamo alle spalle del cimitero cittadino, nell'area che qualche mese fa era stata ripulita dalla polizia municipale dalla presenza di un accampamento abusivo di extracomunitari. A distanza di pochi mesi, l'accampamento è ancora qui, ben visibile. Materassi, abiti messi ad asciugare, e qui gli abiti sono messi appesi su questi attaccapanni improvvisati, abiti e anche buste contenenti, probabilmente, alimenti, messe in alto per tenerle a distanza dagli animali. E comodità, diciamo così, sedie improvvisate. In questa zona c'è una sosta notturna, perlomeno, di extracomunitari che preferiscono vivere in questo porcile, già che l'erbaccia favorisce anche la presenza di animali di ogni genere, parliamo dai topi, scarafaggi e magari anche serpenti, piuttosto che andare a dormire a Saiano, dove c'è la possibilità di essere ospitati in un letto pulito, fare una doccia, lavarsi. Tutto questo avviene alla luce del sole, malgrado le segnalazioni che vengono effettuate, perché in questa zona, dopo l'intervento di qualche mese fa, non c'è stato più alcun controllo.